e il gruppo ambiente, seguito da quello lavoro. Pensavo che quello lavoro può emigrare con me, che sono il coordinatore del gruppo lavoro, al Fuligno, che è 100 metri più in là di Apaenza. Ecco, gli altri gruppi potranno lavorare qui, ci sono varie sale, alcuni sono di poche persone per ora, quindi, ma poi ne parliamo a fine mattina, ecco, ne riparliamo. A questo punto, Antonio, qualche comunicazione di servizio? Ecco, va bene. Ha invertito, me l'hanno detto, la diretta comunque di psicologi, sì. Va bene, non fa niente perché vediamo altro poi. Bene. Allora, iniziamo con gli interventi dalle sezioni, ovviamente sono interventi che servono sia per fare un attimo il punto delle attività dove siamo, abbiamo una certa presenza fisica e l'intervento, ecco, ovviamente ci serve anche poi per qualificare e riempire quello che vorremmo cercare di con cui uscire tante cose da questo congresso con un programma più o meno definito degli indirizzi da seguire per l'attività su tutte le nostre realtà nazionali. Allora, rispetto, diciamo così, alla scansione degli interventi, iniziamo dal nord, quindi dalla Lombardia, con Antonio Muscolino. Allora, cercherò di essere velocissimo. Per quanto riguarda, innanzitutto la sezione di Milano, come sapete, è anche il punto nodale anche dal punto di vista nazionale, per cui sia la parte amministrativa che la parte, diciamo così, reale, concreta del lavoro di medicina democratica si sommano. Credo innanzitutto che sia importante utilizzare questa occasione pubblica e ringrazio appunto gli organizzatori per averlo fatto, perché io penso sia davvero importante evidenziare il lavoro che viene portato avanti dalle sezioni localmente per ribadirlo innanzitutto al nostro interno, perché spesso è misconosciuto o comunque non è così fortemente fortemente condiviso anche fra di noi il lavoro che viene fatto localmente, e poi anche per comunicarlo all'esterno in un'ottica appunto di condivisione dei fini dei percorsi con anche tutti quelli che territorialmente, ma non solo, vogliono contribuire e capire rispettivamente a determinati argomenti, e poi anche noi credo possiamo, diciamo così, imparare e contribuire con altre realtà associative locali su magari altre questioni che sono lanciate appunto da altre realtà, perché io penso che la cosa fondamentale sia a questo punto cercare di ampliare i fronti che ci vedono attivi e uniti soprattutto il più possibile. Infatti quello di cui noi ultimamente stiamo continuando a riportare avanti con un mantra è l'idea di fare rete, insomma, cercare insomma di unificare all'interno di un fronte comune le diverse realtà che lottano per determinati fini. Dicevo che era importante questo momento perché nel passato a diverse ondate si era cercato comunque di chiedere alle sezioni locali una sorta di fotografia di quanto viene fatto sul territorio in maniera annuale almeno, però di fatto molte sezioni non hanno risposto e questo ha dato un po' di problemi anche per cercare di tenere una linea e anche, ripeto, una condivisione di quello che viene fatto. Questo, come dice qualcuno, forse è anche insito nella in medicina democratica, nello spirito anarchico, diciamo, di BND. Però penso davvero che in questo momento sia comunque importante, in qualche modo dovrebbe essere un attimino più strutturato anche per evitare che delle azioni proprio di lavoro importanti che vengono fatte territorialmente, come approfondimenti, studi, analisi, spesso molto attenti e puntuali,
possano avere la giusta rilevanza sia nazionale che internazionale, su questo poi ci ritorno, e insomma, e possano essere utilizzate per portare avanti una lotta comune per la salute in tutti i territori e in tutti i momenti della vita quotidiana. Per cui io credo che senza dubbio in questo senso uno dei strumenti più importanti che è stato utilizzato e che dovrà essere ulteriormente utilizzato appunto è senza dubbio la rivista. Però io ritengo che, per quello che lo vedete qui, qui sullo schermo, credo che sia importante anche utilizzare altri canali più veloci e secondo me molto più immediati anche per lo scambio di anche piccole informazioni che ovviamente non possono aspettare tempi lunghi della rivista. In più mi pare che siano molto più capillari. Ritorno su questo punto anche relativamente alla questione, anche alla questione internazionale. Fra i vari momenti che ha più o meno gestito la sezione di Milano c'è stata anche una richiesta un po' improvvisa, un po' strana di qualche mese fa, che ci è stata inviata, all'inizio pensavamo fosse uno scherzo, invece poi si è concretizzata, di una realtà interessante e che si muove in ambito appunto della salute dal Giappone addirittura. Abbiamo chiesto come siano riusciti insomma a sapere il tipo di lavoro che noi facevamo e loro hanno detto chiaramente che il tutto è stato ottenuto appunto verificando varie associazioni sui vari territori internazionali che avevano comunque finalità simili alle loro. Per cui abbiamo avuto questo incontro con questi rappresentanti giapponesi, poi dopo con questo sito avevamo già inserito tutto. Per cui io credo che sia comunque uno strumento importante da utilizzare e da condividere con tutti. Per quanto riguarda la sezione di Milano in sé, diciamo che il nostro lavoro, in particolar modo in quest'ultimo periodo, si è focalizzato molto particolarmente, oltre chiaramente al lavoro che continua ad andare avanti con l'Associazione Italiana Esposti Amianto e con l'Associazione Senza Limiti, si è focalizzato sui diciamo così, corsi di informazione o formazione, come li chiamiamo. Abbiamo gestito due corsi che sono durati diversi mesi e diciamo, il cui risultato credo che comunque sia importante perché comunque ci ha dato possibilità di tenere contatti, di approfondire determinati argomenti. E credo che questa cosa sia importante anche perché ci sono arrivati diversi messaggi da vari territori, sempre relativamente a MD, che ci chiedevano insomma quando una cosa del genere può appunto poteva essere riportata nei vari territori. Chiaramente dal punto di vista organizzativo e anche pratico il tutto deve essere in ogni caso lasciato ai territori, anche per le differenti interessi o problemi che ci possono essere. Però io credo che questo potrebbe essere magari un'idea che può sì essere riportata in altre realtà. Però chiaramente poi ogni sezione dovrà verificare la possibilità di metterla in atto e anche come fare. Un altro argomento su quale noi ci siamo fortemente spesi è tutta la parte anche relativa al discorso prettamente sanitario. In Regione Lombardia, come in altre regioni in questo periodo, è stata approvata una semi-riforma
una semiriforma che teoricamente avrebbe dovuto andare a modificare dei punti, dei nodi centrali della, della vecchia riforma Formigoni, in realtà di fatto non cambia assolutamente nulla rispetto a quella che era l'impostazione principale, se non confondendo un po' le idee, semplicemente cambiando degli acronimi e così ampliando un po' le zone delle ASL, non fino ai limiti della regione toscana, però insomma ci sono diversi problemi che secondo me diventeranno molto più acuti appunto a partire dal 1 gennaio, da quando questa cosa poi diventerà reale. Anche in questo caso credo che sia importante qui ricordare la filosofia che ci sta di fondo all'interno di anche questa, tra virgolette, semiriforma. Dico semiriforma perché per il momento è stata approvata solo una prima parte, anche qui tutta una cosa lombarda, nel senso che chiamare riforma a metà e l'altra metà non si capisce bene né i contenuti e neanche quando verrà approvata. Però credo che il punto nodale sia sempre e solo quello, cioè la questione della persona, dove spesso si continua a dire che appunto la persona deve essere il centro delle attenzioni dal punto di vista del servizio sanitario, in questo caso regionale lombardo. La questione è che invece appunto la persona è vista semplicemente come consumatore. Il tutto viene nella maggior parte dei casi, soprattutto nella parte relativa alla parte sociale, che con questa riforma viene accorpata a sanitario, da un certo punto di vista finalmente, però bisogna vedere in che modo, di fatto il tutto viene voucherizzato. Per cui comunque la cosa fondamentale sono il bilancio finale, che viene di fatto già preordinato a inizio anno, e all'interno di quei termini bisogna stare. Per cui tutti quelli che sono i famosi diritti che noi continuiamo a sollevare, di fatto in Regione Lombardia, come in effetti nella stragrande maggioranza delle regioni, ma Regione Lombardia in particolare, perché poi è stata la prepista e continua ancora a proseguire su quella strada, il diritto è legato semplicemente non ai reali bisogni di una persona, soprattutto malata o con problemi dal punto di vista sociale, ma semplicemente dai vincoli di bilancio, che come sappiamo sono legati poi alle varie finanziarie nazionali che da un lato tagliano, facendoci credere invece che ci viene dato un miliardo in più rispetto a quello che era previsto. E credo che su questa cosa insomma Medicina Democratica poi l'approfondirà nel gruppo di lavoro, ecco, dovrebbe secondo me bene esplicitare la sua posizione. Un altro momento importante che abbiamo fatto sapere a tutti, che gestiamo ovviamente come Medicina Democratica Nazionale, anche se in realtà poi di fatto chi sta portando avanti questa cosa sono persone che fanno parte del gruppo di Milano, è appunto il far parte di queste reti, come si è detto, e all'interno di queste reti abbiamo aderito, e anzi abbiamo proprio costruito assieme ad altre realtà questo gruppo nazionale che si chiama Rete Sostenibilità e Salute, che è composto da diverse realtà nazionali e che appunto vuole sottolineare gli aspetti più importanti relativi appunto alla sostenibilità. Attenzione, sostenibilità non soltanto economica, questo sia ben chiaro, la sostenibilità proprio della salute all'interno di quelle che sono tutte le politiche, per cui tutto ciò che deve far parte, tutto ciò che deve esprimere politiche deve comunque considerare la sostenibilità del pianeta e anche la sostenibilità sociale.
All'interno di questa cosa è stata formulata un documento molto importante, che è la Carta di Bologna, che è stato, diciamo, il documento fondativo di questa rete, che comunque potete trovare all'interno del sito, e che appunto riporta già in premessa quelli che sono gli elementi fondamentali, che comunque appunto lo leggo: l'attuale modello di sviluppo fondato su una crescita limitata e discriminata dell'economia, senza attenzione alle distribuzione della ricchezza e ai diritti delle persone, non è sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, ma soprattutto non è in grado di assicurare la piena tutela della salute delle generazioni future. E poi viene puntualizzato in 8 parti, che se non l'avete ancora fatto vi chiedo di leggere, perché ritengo che sia assolutamente importante. Per cui niente, io concludo qui, penso di essere stato nei tempi, così meno lascio la parola. Adesso interverrà Maurizio Roschi per la Liguria, a completamento molto sommario rispetto a quello che stava dicendo Muscolino. Anche ricordare che in Lombardia c'è, perché una di Medicina Democratica in particolare, la sezione di Castellanza, che si è caratterizzata nel tempo per una serie di attività anche a livello nazionale, in particolare nel campo ambientale, nel campo delle iniziative legali, di cui poi parleremo ovviamente per quanto necessita nella giornata di domani, la nostra parte interna, chiamiamola così, organizzativa, in particolare per l'assemblaggio, diciamo così, la spedizione della rivista. Si è costituita una redazione che ha un po', anche se non è costituita solo da Lombardia, un po' come momentaneamente un riferimento più che altro milanese, quindi di quella zona, e sugli aspetti ambientali in particolare, che vengono ovviamente curati e seguiti da tutte le sezioni, da moltissimi esponenti anche individualmente di Medicina Democratica in giro per l'Italia, Castellanza forse è riuscito un attimino a fare, fa un po' di tutto, nel senso sia di sostegno, diciamo così, delle realtà locali, sia di rapporto e sostegno dei comitati e comunque realtà esterne, sia in qualche modo di valutazione e studio. Se guardate il numero che avete nella cartellina, che è dedicato al discorso della combustione, il cosiddetto recupero energetico dei rifiuti, vedete un attimino anche il nostro apporto a temi di questo genere. Roschi. Ma allora, io più che tediarvi raccontandovi quello che facciamo in loco, vorrei puntare l'attenzione invece su alcune problematiche che, facendo questa attività, abbiamo riscontrato, per verificare se sono comuni anche ad altre realtà di Medicina Democratica e ragionare su come affrontarle e risolverle. Allora, io mi riferisco ai principali filoni di attività che riguardano la sezione più che della Liguria di Savona, e che sono una intensa attività che abbiamo svolto rispetto alla chiusura della centrale, o perlomeno dei gruppi a carbone della centrale Tirreno Power. È stata una battaglia che non abbiamo cominciato noi, ma che è cominciata da parte di alcuni medici già dagli anni 80, che è sempre stata sottovalutata per una serie di interessi complessivi che tendevano a mantenere quell'attività in piedi nonostante gli evidenti danni che portava. Finalmente, grazie anche a un magistrato coraggioso e alla scelta intelligente che ha fatto di circondarsi di persone competenti per analizzare gli esposti che avevamo prodotto, si è riusciti ad arrivare a un procedimento di sequestro di questi gruppi cautelativo, per cui non è ancora un giudizio definitivo sulla nocività, ma un sequestro che dice: poiché abbiamo riscontrato degli elementi che ci fanno supporre che ci sia questa grandissima pericolosità per la salute e per l'ambiente, il magistrato ha operato il sequestro cautelativo. La nostra preoccupazione, e questa è la cosa che vorrei discutere con tutti, è subito stata questa, ed è stata dimostrata poi dai fatti. Non c'è stata una reazione tecnica da parte dei dirigenti della centrale. Teoricamente non si sono neanche mai opposti al sequestro.
avevano depositato una prima istanza di opposizione che hanno ritirato al sabato quando doveva essere discussa lunedì. Ma hanno agito sotto, hanno cercato in tutti i modi di coinvolgere la politica a tutti i livelli per riuscire a ottenere una sorta di decreto ad hoc che sulla falsariga di quello dell'Ilva di Taranto consentisse di bypassare l'iniziativa della magistratura e di riaprire immediatamente la centrale gruppi a carbone. Ecco, questo è uno degli aspetti che vogliamo portare alla discussione. Noi con tutta la capacità che abbiamo dobbiamo intervenire in maniera scientifica. Quando facciamo un intervento, quando facciamo una denuncia, i lavoratori devono imparare, anche i cittadini, a gestire questi aspetti. Ma non è sufficiente, non è sufficiente, perché poi la politica, quando interviene, interviene a gamba tesa, non rispetta le regole. E per cui la battaglia, che era una battaglia per la salute, alla fine diventa una battaglia per la democrazia. Perché se non viene rispettata neanche le leggi che un sistema si dà a tutela della cittadinanza, a tutela della salute, cioè non c'è battaglia, non si può riuscire a vincere. L'esempio dell'Ilva di Taranto ce l'abbiamo sempre lì. Ora, per fortuna, avendo fatto anche delle indagini ambientali telefoniche, cioè registrando telefonate, eccetera, e hanno prodotto migliaia di pagine, è venuto fuori questo gioco sporco e in qualche modo lo ha impedito, lo ha bloccato. Però c'erano vicini a fare una cosa di questo tipo. Ecco, credo che valga la pena di discutere anche di questo fatto qua. Tutta una serie di elementi ci stanno portando a dire che andiamo sempre di più verso un regime, per cui non c'è necessità di avere un colpo di Stato per cambiare tipo di sistema. Si può arrivare anche a piccoli passi, e noi dobbiamo essere tra coloro che denunciano questa pericolosissima deriva, partendo proprio dal discorso della salute. Un altro aspetto dell'attività che facciamo è una intensa attività di sportello. Questo non vuol dire che noi facciamo patronato. I patronati ci sono e svolgono la loro funzione, bene o male. Noi cerchiamo di fare un'attività analoga che, come si dice, implementa quella degli sportelli, dei patronati. Primo, perché spesso questi sportelli fanno un'attività di routine, quando invece tutti i casi hanno la necessità di essere seguiti con una notevole profondità, perché tutti i lavoratori hanno gli stessi diritti, anche quando la loro pratica vale pochi punti percentuali di danno, mentre invece c'è una deriva che porta a fare delle pratiche una dopo l'altra, come vanno, e per cui questo ha un senso. Però quello che noi vogliamo fare è utilizzare questa attività per fare un'attività di coinvolgimento. Allora, quando andiamo a discutere una pratica, quando Dario va a discutere una pratica in collegiale con il primario dell'INAIL e ci troviamo che l'INAIL ci respinge una domanda perché il documento di valutazione di rischio nega quel tipo di esposizione a rischio, noi utilizziamo questo elemento per andare dai lavoratori di quel posto di lavoro e dire: guardate che qui, se non vi muovete, se non agite, se non fate in modo che l'RLS faccia il suo lavoro, se non intervenite, se non seguite di persona, poi anche quel poco di tutele che avete non vi vengono applicate, non riusciamo a farle. Cioè, ecco, questa è la trasformazione dell'attività di sportello, quello di fare noi dei corsi, utilizzando per esempio l'ingegner Spezia, ma anche altri, dei corsi agli RLS che hanno voglia di imparare, che hanno voglia di fare, sottolineando questi aspetti. Ora, è chiaro che quando viene una persona già in pensione, che ha un'età notevole e si prende una malattia pesante, segui il caso singolo, ed è già un buon risultato che quantomeno lui o gli eredi ottengano un risarcimento. Però l'obiettivo non è quello del risarcimento, quello è lo strumento attraverso il quale cerchi di dimostrare che facendo un certo tipo di lavoro si può ottenere certi risultati, ma lo utilizzi anche per sottolineare come, se in quell'azienda non sono state fatte per 30 anni indagini ambientali, pur avendo subito tutta quella nocività, poi non sei in grado di dimostrarlo. Cioè, la nostra attività deve servire a aprire gli occhi, deve servire a suggerire, guardando l'esperienza degli altri, un nuovo modo di comportamento. E qui abbiamo rilevato anche cose pesantissime, che non sono nuove, ma che
credo valga la pena di ribadire, mentre in passato lavorando nello stesso posto di lavoro per 10, 20, 30, 50 anni riuscivi a costruire una casistica, riuscivi a dimostrare attraverso anche i dati, c'è riferimento all'epidemiologia, all'importanza di utilizzarla quando si può, riuscivi a dimostrare che quella produzione era nociva perché portava determinati eccessi della stessa patologia. Oggi sono giovani precari che in quella fabbrica ci lavorano, ma ci lavorano 3 mesi se va bene, a volte ci lavorano 1 settimana, 1 giorno, che però, proprio perché privi di tutele, vengono esposti alla peggiore nocività e non possono rifiutarsi e sottovalutano un aspetto, perché tanto ci lavorano per poco tempo, quando domani si ammaleranno non avranno gli stessi strumenti che abbiamo avuto noi, che abbiamo lavorato con il posto fisso, perché sarà impossibile costruire un dato epidemiologico e risalire a quale tra gli innumerevoli fonti di inquinamento a cui sono stati esposti ha agito e lo ha danneggiato. Ecco, secondo noi questa attività di sportello, che ci piacerebbe che venisse allargata anche ad altre realtà dove esiste medicina democratica, però deve essere vista soprattutto per questo secondo aspetto. Un'altra cosa su cui vorrei dire 2 parole è che facciamo anche molti interventi sulla questione delle vaccinazioni, soprattutto dei danni da vaccinazione. Adesso non voglio introdurre nel congresso un argomento che abbiamo visto dal dibattito precedente, è molto interessante, vedo che ha coinvolto parecchi che hanno scritto, hanno espresso un proprio punto di vista, ma ci sembra che non sia ancora adeguatamente approfondito. Ecco, su questo tema le cose che vorrei dire sono 2. Uno, che vorremmo promuovere non necessariamente a Savona, perché non è proprio al centro del mondo, ma vorremmo promuovere un convegno nazionale, poi vedremo con quali caratteristiche, proprio su questo tema specifico, per confrontare anche all'interno di medicina democratica questi vari punti di vista che si sono evidenziati nel dibattito, per assumere una posizione il più possibile unitaria come medicina democratica. Ecco, l'altro aspetto è che spesso in questa attività, che è prevalentemente legale, ma non solo, perché quando parli di danno da vaccino il danno c'è già stato, e per cui vai a chiedere l'applicazione di una legge che prevede che chi è stato colpito da una reazione avversa abbia diritto a un riconoscimento economico, a un indennizzo. Per cui questo è quello che facciamo. Poi però in questa attività spesso ci si trova che viene utilizzata l'epidemiologia per negare invece che per sostenere. E per cui, poiché non ci sono i dati statistici, allora quella cosa non esiste. Ecco, l'invito che facciamo a tutti coloro che trattano di epidemiologia in sala, anche fuori, è quello di tenere in considerazione questo aspetto e di fornirci del materiale che ci aiuti a dire che il fatto che un evento è raro sicuramente non ti consente di affermare che con certezza è avvenuto, però non può neanche essere che, poiché è raro, non può avvenire. Non so se riesco a spiegarlo, ma l'ipotesi che adesso qui ci colpisca tutti quanti un meteorite è sicuramente improponibile, ma se dovesse cadere un meteorite da qualche parte colpirà, qualcuno sulla testa se lo trova. Ecco, allora nel momento in cui poi è avvenuto, per quanto che sia raro, non puoi più negare che sia avvenuto. Questi 2 aspetti della questione abbiamo la necessità che vengano approfonditi. Ecco, io mi fermerei qua. Grazie. Allora, siccome mi sembra di non vedere andare aperto Lucci in sala, dai la parola, sì, ti fanno segno che sta arrivando, Barbara Tartaglione della sezione di Alessandria. Ricordo solo il completamento dell'intervento di Dioschi, che il prossimo numero della rivista avrà un dossier dedicato al carbone. Quindi si parte da Vado Ligure, si parla delle altre centrali, dei movimenti sulle altre centrali e di tutte le tematiche di salute e di ambiente legate a questo modo terribile di produrre energia. Buongiorno a tutti. La sezione di Medicina Democratica Alessandria si presenta a questo congresso con un libro.
un libro, questo qui, Ambiente delitto perfetto, che diciamo su un punto è molto chiaro. La giustizia per noi in campo ambientale è impossibile per diversi motivi. Il primo può essere, anzi sicuramente, il fallimento dei movimenti, movimenti che hanno perso la loro forza e la forza si è spostata tutta verso le aule dei tribunali. Cosa sbagliata, la giustizia per la salute non è nelle aule dei tribunali, ma è nei movimenti, nelle lotte. Il congresso precedente si era concluso con una frase che adesso vi rileggo, dove appunto si diceva che era stata buttata all'aria l'occasione storica conquistata con il referendum e quindi Medicina Democratica auspicava che i movimenti si fossero uniti tra loro in un unico, unitario soggetto nazionale. Questo non è avvenuto, anzi oggi si parla ancora di questo soggetto unitario nazionale e quindi vuol dire che le cose non sono andate avanti. E quindi è possibile che anche questo congresso si concluda con un nulla di fatto relativamente a questo nuovo soggetto unitario nazionale, perché prima di tutto, secondo noi, bisogna analizzare i motivi per i quali c'è stato questo fallimento e in un secondo momento magari valutare degli strumenti per poter far sì che questo possa avvenire e quindi non ripetere gli stessi errori. Quindi il libro fa un'analisi di questi fallimenti, di questi errori che secondo noi sono avvenuti e in un secondo momento analizza questi strumenti e per poter arrivare a questo soggetto unitario nazionale e magari anche aderire a una coalizione sociale, quella di Landini, che ho letto in questi giorni nella mailing list, qualcuno proponeva un rapporto, cioè rapportarsi con questa coalizione sociale. Vedo Aurora che sorride perché questa veniva da lui, insomma. Prima di rapportarsi è bene capire perché non ha funzionato e anche diciamo prendere atto del fatto che ormai forse il tempo per fare una rete delle reti è andato. E quindi perché? Perché questi movimenti sono falliti, passando attraverso anche il fallimento del movimento operaio degli anni Ottanta. Il libro analizza più che altro il periodo a cavallo del referendum del 2011, quando il movimento dell'acqua, che secondo noi è il maggior responsabile di questo fallimento, dell'unione dei movimenti tra loro, appunto ha buttato all'aria questo grande risultato, non volendo fondersi con gli altri movimenti, tra i quali spiccava il movimento NOTAV, e quindi questo ha causato la dissoluzione delle forze e i movimenti sono rimasti da soli. Il movimento dell'acqua non ha avuto, diciamo, un futuro e non è stata rispettata la volontà del referendum, in quanto diciamo non sono stati applicati i risultati del referendum. Il movimento NOTAV è stato lasciato da solo e viene continuamente aggredito sia sul lato militare che dal punto di vista giudiziale. E di conseguenza possiamo dire che anche i movimenti pacifisti sono stati alla fine appiattiti da questa
sconfitta globale. E quindi costruire questo soggetto nazionale unitario è secondo noi impossibile ormai oggi. E aderire alla coalizione sociale può essere possibile perché ovviamente gli obiettivi, le finalità sono condivisibili, convergono con il nostro pensiero, però se io vado a vedere chi ha già aderito alla coalizione sociale, vedo che c'è il forum dell'acqua e quindi mi vengono alcuni dubbi. Sicuramente il congresso può essere occasione per discutere, per aderire o meno a questa coalizione, non in parallelo, come invece mi era capito ad esempio dal discorso di Aurora, di fare questa rete delle reti e in parallelo rapportarsi con la coalizione sociale, e quindi come dare un colpo al cerchio e una alla botte. Questa può essere la sede giusta per parlarne tutti insieme e decidere cosa fare, sempre in previsione di fare qualcosa di costruttivo, non fermarsi sempre solo alle parole. Ovviamente non per volontà di Medicina Democratica, però questa è la situazione un po' al momento secondo noi. La seconda domanda che viene posta su questo libro è se la giustizia in campo ambientale è impossibile. Allora, ho detto che dal momento in cui i movimenti sono stati appiattiti, non c'è più una coalizione tra loro, ovviamente queste forze si sono indebolite e di conseguenza un'azione giudiziaria senza alle spalle un movimento forte che la sorregga porta alle conclusioni che abbiamo visto in campo giudiziale con le sentenze che tutti conosciamo, tipo Eternit, ThyssenKrupp, famose, che tutti sappiamo l'esito. Quindi questa cosa è fondamentale, il movimento a sostegno dell'azione giudiziale. Noi ad Alessandria stiamo seguendo il processo al polo chimico Solvay, che è uno tra i pochi in Italia basato sul reato di dolo, che prevede delle pene più pesanti rispetto alle pene per il reato di colpa, per cui poi tutti i processi che vediamo in Italia finiscono con delle colpe molto leggere. E questo processo non è ancora concluso, quindi non sappiamo neanche come andrà a finire. Finirà a fine mese, dovrebbe esserci la sentenza, e non siamo sicuri che anche questo non verrà derubricato poi con qualche reato minore, anche perché è imperniato sul dolo e sull'articolo 439 del codice penale, che dice che chiunque avvelena delle acque destinate al consumo prima che vengano attinte rischia una pena fino a 16 anni di reclusione. Il polo chimico di Alessandria è sotto processo appunto perché sembra che abbia inquinato le acque della falda acquifera con una serie di veleni, tra cui il cromo ed altri ancora. E noi in tribunale siamo tra le parti civili più attive, abbiamo l'avvocato Laura Mara che ci segue, è la più accanita tra tutte le parti civili, le altre purtroppo sono molto silenziose e quasi accondiscendenti. La Solvay può permettersi il fiorfiore degli avvocati e diciamo che in questo processo si sente molto la pressione politica e che
questo momento in Italia, diciamo, tra la legge sugli ecoreati, che non è una legge fatta proprio per punire chi fa reati ambientali in modo severo, e altri decreti ad hoc, ad esempio sblocca Italia, eccetera, diciamo che questi personaggi riescono quasi sempre a cavarsela. Invece con qua speriamo che questo processo voglia rappresentare un'inversione di tendenza e dare dimostrazione appunto che chi inquina deve pagare, e la salute non è una merce, e quindi è giusto che paghi le proprie colpe. Quindi speriamo che resti il reato di dolo, che in Italia oltre a ThyssenKrupp e Eternit non è stato mai applicato nessun processo. Purtroppo Eternit, sapete bene, è finito con la prescrizione, Smidani adesso è libero di andare dove vuole, e invece le vittime dell'amianto purtroppo pagano ancora oggi le sue colpe. Solo lunedì scorso eravamo a Casale per un'assemblea della FEVA, e lì abbiamo constatato di persona che la gente è ormai un po' rassegnata a questa condizione così di perdente, perché non c'è stata giustizia, non gli è stata riconosciuta giustizia, il processo è stato portato alle lunghe, finito in prescrizione. Adesso Guariniello sembra voglia intentare un nuovo filone per accusa di omicidio, però non si sa ancora se potrà o meno fare questo processo, quindi sono un po' tutti demoralizzati. Quindi poi vi potrei fare altri esempi sempre della nostra zona, ad esempio le fabbricazioni nucleari di Bosco Marengo, sono ormai, lo stabilimento ormai chiuso, abbiamo il deposito delle scorie lì da noi, e anche lì il movimento inizialmente dei cittadini è stato abbastanza forte, e poi per quelle cause che abbiamo detto prima il movimento si è spento, e oggi come oggi non c'è neanche più una persona disposta ad ascoltare, e si tengono lì le scorie e aspettano che succeda qualcosa. Al contrario abbiamo il movimento Nottava Terzo Valico, che è quello tra il Piemonte e la Liguria, che invece è molto attivo e organizza manifestazioni, serate, assemblee, eccetera, e che però, come avete sentito sicuramente tutti, è preso di mira giudizialmente e anche militarmente, perché durante le manifestazioni sono sempre molti poliziotti a presidiare le zone, oppure le Harry De Luca, eccetera, per altri motivi presi di mira. È un movimento che fa tutto il possibile, tutto quello che riesce per contrastare l'azione di questa grande opera, che è una grande inutilità e che porta anche inquinamento, impoverimento del territorio, eccetera, però è rimasto solo proprio perché non si è riuscito a fare a suo tempo, quando c'era la possibilità, una rete di tutti questi movimenti insieme, che sarebbe stato sì una forza per contrastare invece la forza, la pressione che avviene dal mondo politico in senso opposto. E basta, direi che con questo ho concluso. Volevo soltanto aggiungere che il libro è in distribuzione gratuita, che l'eventuale sottoscrizione che vorrete fare la devolveremo al Controosservatorio Valsusa. Vi ringrazio. Adesso vedete Paolo Fierro, da Campania Napoli. Ecco, ovviamente sul discorso delle reti, su cui ovviamente si tornerà con i gruppi di lavoro, si può dire che fin quando sono dei pesci del mare
si può sempre per viso tentare di costituire all'interno delle reti. Medicina orcatica non facciamo i pescatori, siamo ovviamente sempre disponibili a partecipare, a fare in modo che iniziative riescano a ampliarsi, a chiarirsi gli obiettivi e ad avere le gambe per camminare. Ma ovviamente su questo siamo più che disponibili, magari dobbiamo fare i conti con la situazione presente, per cui non possiamo ovviamente pensare di essere quelli che rovesciano le tendenze, ma ovviamente se la tendenza è in carta negativa, come in parte sicuramente è, ci mettiamo sempre comunque a disposizione per una inversione dalla parte appunto della tutela dell'ambiente e della salute. In questo ambito anche l'iniziativa legale medicina democratica non è ovviamente una forma di fare politica o comunque iniziativa diversa, ma è principalmente il fatto che ci siamo in qualche modo accollati rispetto ad altri soggetti che non lo fanno in maniera molto debole, la richiesta di giustizia che emerge dalle vittime, dalle situazioni che conosciamo che si vengono a creare. Tant'è che Medicina Democratica si caratterizza per il fatto di voler sempre arrivare in fondo, all'ultimo grado di giudizio, proprio per cercare, per quanto è possibile, con la normativa più o meno vetusta, più o meno parziale che esiste in Italia, di poter avere almeno una giustizia che serva poi appunto per innescare un meccanismo di modifica normativa o comunque di maggiore attenzione nei confronti degli inquinatori per ridurre la possibilità di nuovi eventi avversi, visto che ormai c'è questo tipo di dizione. Passo la parola a Paolo Fiera. Grazie. Allora, io avevo preparato questa relazione, che tra l'altro è stata presentata a Palermo, relativamente alle condizioni dell'assistenza sanitaria nel sud, però riallacciandomi al discorso della compagna precedente, mi preme rammentare pure un po' di storia relativa alle lotte per l'ambiente della nostra terra, no? La famosa terra dei fuochi, eccetera, eccetera. Vabbè, noi siamo stati sempre presenti in queste vicende che a volte hanno conquistato le prime pagine dei giornali e dei telegiornali sia per le connessioni la malavita organizzata, l'intrecci con la politica, i servizi segreti, no? Tutte queste cose, perché poi alla fine ti fanno capire che certe cose non è che accadono per caso, no? Cioè ormai è chiaro a tutti quanti gli italiani che a un certo punto il sud e la campagna in particolare era stata destinata ad essere la pattumiera d'Italia, dopo che alcune forme di smaltimento truffaldino che era stato perpetrato a lungo al nord non erano più possibili per l'intervento della magistratura, perché si erano ormai smascherati i giochi, eccetera eccetera. Ok, allora è successo, come tutti sapete, una serie di reazioni da parte della popolazione, e anche lì abbiamo collezionato un mare di sconfitte. Però vi voglio ricordare, e vi prego di andare a vedere, no, quei giorni sulle cronache, in due soli momenti si è riusciti a spuntarla. Chiaramente in tutte queste vicende si è messo in campo lo strumento legale, politico, la pressione, la mobilitazione, le raccolte di firme, parrocchie, tutto quello che era possibile. E lo scontro è riuscito a interrompere
no? I progetti criminali a questo punto, che non riguardavano solo la Camorra, ma anche lo Stato che li ha appoggiato, tanto è vero che difendeva, per esempio, alcune azioni illegali con l'uso dell'esercito e della polizia, continuare a utilizzare delle discariche fuori legge, no? Che erano state utilizzate per decenni, anche per scaricare materiale che veniva da Seveso, ed era dimostrato con le carte. E tutte queste cose qui, cioè, noi le abbiamo subite. A un certo punto ci sono state delle vere e proprie rivolte popolari che hanno travalicato tutte le regole. Andate a vedere, Terzigno e Pianura. Terzigno e Pianura. Lo Stato italiano a un certo punto è dovuto venire a patti e ha subito la volontà popolare. Hanno utilizzato metodi simili a quelli della TAP, di compagni della TAP. Per questo noi ci sentiamo vicini ai compagni della TAP. Capiamo bene, perché se certe cose si avviano in una certa maniera e tu consenti che si affermino in maniera definitiva, hai perso. Non c'è niente da fare, hai voglia di ricorrere a tutti gli avvocati, a tutti i giudici di questo mondo, hai perso. Se la discarica continuava a essere utilizzata, avevamo perso, è chiaro, e questa è la cosa. E la gente, ignorante come sono, no? Violenti, cioè, l'avevano capito, no? Tutto il resto è stato tutto un mar di sconfitte, perché la Chiaiano, no? Hanno vinto in tutte le altre cose. Anche adesso c'è tutta la partita aperta delle bonifiche che questo nuovo governatore ha promesso di fare in un battibaleno, ma già abbiamo capito che intenzioni ha intenzione di utilizzare, per esempio, i cementifici, lo ha detto ufficialmente, non si è ancora dichiarato su questo, però si sa che questo è innesto. Allora, con questo, questa premessa la volevo fare, perché non è impossibile vincere, però bisogna avere chiari le strategie, i mezzi, la situazione reale, perché sennò altrimenti, chiaramente, ce ne torniamo sempre a casa con questo senso deprimente di non aver accocchiato nulla. Grandi, enormi sforzi, e poi ci mettono 30 anni di cause legali, poi alla fine Eternit dice no, non è successo niente, cioè, ma vogliamo scherzare? Allora, noi teniamo per esempio, ci siamo impegnati in cose simili anche in campagna, no? Ci sta il problema, siamo intervenuti a Empoli per una questione di tetti di amianto vicino a delle scuole, eccetera eccetera, in qualche modo sembra che si sia bloccata la faccenda. C'è la faccenda dell'isochimica di Avellino, che è una cosa che dura da 25 anni, no? E la cosa è incredibile, si stanno adesso decidendo le parti civili, poi si avvierà il processo, eccetera eccetera. Intanto da 25-30 anni ci sta sto deposito di amianto, perché quelli di isochimica che faceva? Scolpentava le carrozze e semplicemente faceva il fosso e metteva tutto sottoterra, oppure le metteva in blocchi di cemento, che ha fatto ultimamente, perché la cosa è venuta molto chiaramente a galla, hanno messo degli imballaggi, no, non è che hanno risolto niente. E allora anche qui purtroppo c'è una situazione di debolezza. Gli operai che sono rimasti, che sono sopravvissuti, sono pochi, vogliono continuare giustamente ad avere almeno il riconoscimento del danno subito e della beffa pure, perché sono stati pure espulsi anzitempo dal mercato del lavoro e nessuno li vuole riprendere, per non prendersi poi anche l'onere del riconoscimento del danno. E quindi noi siamo vicini a loro, però già sappiamo che pure lì
sarà una situazione molto difficile, molto in, perché c'è una debolezza intrinseca. Tra altre cose, abbiamo, ritornando un po' pure ai discorsi della sostenibilità, eccetera, eccetera, abbiamo lavorato parecchio sul discorso dell'azione che i governi locali, in particolare della Campania, hanno esercitato in questo periodo per rientrare nella logica della spending review. E addirittura abbiamo avuto un governatore che si è vantato di essere rientrato, no, di aver ripianato i debiti. Questa cosa qui però chiaramente ha prodotto dei danni terribili, perché poi li vedremo. E abbiamo costituito un comitato per la difesa della sanità pubblica insieme agli amici di Alex Zanotelli, spezzone di sindacato senza discriminazione, no? E più o meno stiamo facendo un'azione di pressione perché non venga ulteriormente smantellato il servizio sanitario locale. Questo perché? Perché praticamente noi abbiamo visto che esiste un divario, ma qua non è un mega affare storico piagnisteo, noi del sud, eccetera, eccetera. No, ci sono i numeri ed è la federazione di ordine medici, no? Cioè, chiaramente criticabile quanto si vuole da un punto di vista metodologico, però ha cacciato dei dati che fanno riflettere, e fanno riflettere perché alla fine non esistono regioni virtuose e regioni spendaccione, come si dice, no? Ma il succo è sempre lo stesso, perché al di là dei quattrini, no? Al di là dei bilanci, c'è un problema di qualità della salute che è diversa, no? Allora, a parte la valutazione che ha la popolazione del nostro sistema sanitario, che sicuramente riceve dei giudizi poco lusinghieri in quasi tutte le regioni del sud, nelle regioni meridionali tutte le articolazioni del servizio sanitario ricevono giudizi peggiori rispetto alle altre aree geografiche. Qui voglio dire, mi ha entusiasmato molto, no? La descrizione della casa di Gabriella, l'unità spinale, eccetera, eccetera. E io voglio dire una sola cosa, che pochi giorni fa un ragazzo ha avuto un incidente, lavorava in agricoltura, un incidente in campagna, nel Salernitano. Ora, la lesione spinale, penso che più ci siano pure degli esperti, se può avere qualche possibilità di risoluzione positiva, deve essere trattata chirurgicamente entro 24 ore. Allora, invece questi qua che cosa hanno fatto verso, nella parte sud del credo sia Vallo della Lucania, l'hanno messo in trazione, che vuol dire che evitano che l'osso, no, fratturato entri nel midollo. Dopodiché praticamente è arrivato dopo due giorni a Napoli, e dopo altri due giorni questo qua, diciamo, hanno cercato di trattarlo. Chiaramente in queste condizioni, con questo tipo di organizzazione, dove non ci sta unità spinale, non ce la sogniamo proprio in tutta la Campania, non c'è nessuna possibilità che uno che ha un incidente di questo tipo non rimanga su una sedia a rotelle. Cioè è programmato, il danno è programmato, no? Nessuno si pone il problema da nessun punto di vista. Quindi figuriamoci la casa di Gabriella, è bellissima quell'idea, no? Cioè, qua stiamo proprio alla... Allora, ritornando al discorso delle operazioni che sono state fatte a carico della sanità meridionale, no? Perché dicevano, voi siete spendaccioni, rubate a tutta forza, e poi tenere una schifezza di... Il presidente, l'ex presidente Caldoro ha fatto una cura draconiana a
sulla nostra sanità, cioè ha massacrato praticamente tutta l'urgenza, che era quella che costava di più, e quindi poi si è presentata alle elezioni dicendo: vabbè, io ho il piano di bilancio, anzi tengo qualcosa di soldi da parte, ho reso più reso migliore il nostro servizio, tanto è vero che insomma avevo fatto parecchie convenzioni con gente pure di un certo livello professionale. Però praticamente ci sono diciamo, i dati che smentiscono questo tipo di operazioni, cioè non è direttamente correlabile l'utilizzo di certi mezzi diciamo, di gestione economica della sanità con i livelli di qualità. Tanto è vero che l'aspettativa di vita dei campani è diminuita progressivamente e c'è una differenziazione a secondo pure delle province. Chiaramente partiamo pure questa realtà non riguarda sicuramente solo la Campania, ma un po' tutte le zone che hanno una deprivazione sociale, cioè che hanno grossi problemi sociali e pochi mezzi economici. La qualità dell'assistenza ha un peso importante per determinare le condizioni di salute della popolazione. E quindi il Censis ha messo insieme una serie di elementi per poter giudicare questo livello di salute. E praticamente utilizzando questi strumenti evidenzia che gli abitanti del Mezzogiorno presentano condizioni tendenzialmente più precarie di quelle rilevate in altre aree del paese. I dati sottolineano la disparità sotto il profilo sanitario a diversi livelli, tra questi quelli relativi alla prevenzione. Questa è un'altra parola magica che sostanzialmente è la grande assente in tutti i piani di gestione della sanità delle nostre aree. Per cui, lasciamo stare la prevenzione, lo screening oncologico al seno e tutte le altre cose. Quelli sono i punti di riferimento, ma ce ne sarebbero molti altri. Nei prossimi anni la situazione è destinata a cambiare, cioè praticamente adesso la popolazione ha una maggiore composizione dell'area giovanile, ma evidentemente migrerà per omologarsi a quella del nord. Allora, l'indicatore sintetico delle offerte sanitarie delle regioni italiane ha fatto questa classifica. E come sempre, come potete vedere, mi fa piacere che ci sta qualcuno del Meridione, purtroppo abbiamo questi dati che classificano agli ultimi posti appunto le nostre regioni. L'indicatore dell'offerta sanitaria è stato costruito tenendo conto dei diversi aspetti, la valutazione dell'utenza, l'offerta medica, quella infermieristica, eccetera, eccetera. Comunque il numero di TAC presenti sul territorio, insomma, dei vari servizi di qualità, eccetera. Ancora qui abbiamo un'altra tabella, l'indicatore sintetico delle condizioni di salute delle regioni italiane, questa è la classifica, e ancora una volta purtroppo le regioni meridionali, con qualche eccezione, scivolano agli ultimi posti. Anche qui si calcola la speranza di vita, la mortalità, gli stili di vita, l'autopercezione dello stato di salute, la prevenzione e la morbosità. In conclusione, qui vedo il collega che se c'è, sorride, comunque la questione è questa qua. Per troppo tempo si è colpevolizzato il Meridione per questi elementi che già sono usciti varie volte, però il discorso è che molto probabilmente, come abbiamo visto, a seguire le loro ricette, come ha fatto la Campania ultimamente, non è che si esce,
e si riesce a migliorare la qualità. Evidentemente bisogna ragionare in maniera diversa, specialmente c'è bisogno, e qui è chiaramente il punto dolente, che sono proprio i meridionali che reagiscono e impongono, tra virgolette, politicamente la loro presenza pure su questi temi. Grazie a Paolo Piero. Rimaniamo in zona, nel senso... Comunicazione di servizio al volo. Comunicazione di servizio riguarda i libri che sono nella zona organizzazione. L'offerta è libera, essendo l'ultimo giorno, ognuno, abbiamo vari libri, Alessandria, La storia di Gabriele Bertini, ed altri vari, su Maccacaro ce ne sono uno rosso e uno verde, eccetera eccetera. Ognuno dia quello che può, però è un'occasione unica per avere alcuni di questi libri, quindi invito magari nell'intervallo così ad andare pure in segreteria a prenderne qualcuno. Piccolo contributo. Ok, grazie. Adesso la parola a Francesco Carta, dalla Sardegna. Buongiorno a tutti, io sono venuto qui a non tanto rappresentare un'esposizione di tutte le attività che abbiamo fatto come Medicina Democratica in Sardegna, anzi ritengo che da questo punto di vista forse io sono indegnamente rappresentante di Medicina Democratica, perché l'attività come sezione e come attività non è stata all'altezza degli impegni che avevamo preso alcuni anni fa con Fulvio Rora e con Duca in un'iniziativa che abbiamo tenuto, un convegno che abbiamo tenuto ad Oristano sulle tematiche dell'amianto. Siamo venuti però qui a riprendere il discorso perché nel mentre sono successe cose importanti per le quali noi abbiamo lavorato e come associazioni e come e singolarmente in quanto impegnati come operatori sanitari, come amministratori o a varie attività. Innanzitutto la cosa più importante è successa nei giorni scorsi perché è stato presentato per la prima volta il primo esposto sulle questioni dei poli industriali in riferimento ad Ottana e ad Assemini, esposto che è stato firmato in prima persona dal Presidente di Medicina Democratica, Duca, professor Duca, e dagli esponenti di AIEA, in particolare Mario Musa, che conoscete tutti e che in Sardegna svolge un'attività di sensibilizzazione di attività molto, molto importante. Sono stati ottenuti dei risultati importanti sul piano dei riconoscimenti anche giudiziari rispetto a case singole, riconoscimenti alle vedove, si sta aprendo qualcosa. Questi due esposti chiaramente necessitano la creazione di un movimento, di un'iniziativa di lotta attorno a questa iniziativa giudiziaria, perché solo così possiamo cercare di ottenere dei risultati positivi. C'è stata già qualche interrogazione parlamentare su questa tematica per la prima volta, quindi qualcosa si sta muovendo. Il fatto che AIEA e Medicina Democratica a livello nazionale abbiano deciso di scendere in campo in prima persona per noi è uno stimolo a lavorare, a creare, a aggregare delle forze da questo punto di vista. La Sardegna in questi ultimi anni ha visto una miriade di movimenti e di associazioni sulle tematiche più variegate. Nei centri piccoli e nei centri grossi sono sorti dei comitati, delle associazioni, un po' come avviene in tutta Italia, contro le trivalazioni, contro l'eolico, contro tutta una serie di iniziative che hanno come unico obiettivo la utilizzazione di fondi, di risorse pubbliche, spesso della comunità europea, ma non solo, per realizzare i loro profitti, col più totale dispregio delle normali senso delle,
delle regolamentazioni, delle tutele ambientali, perché tanto il loro obiettivo è quello di realizzare i profitti, dopodiché le questioni ambientali vedete voi sardi come in passato è stato fatto per la scelta petrochimica e poi i risultati, i profitti ce li hanno realizzati le aziende petrochimiche e i risultati negativi adesso li stiamo sopportando noi sardi in termini di salute, in termini di impatto ambientale. Questi movimenti hanno avuto anche un coordinamento regionale, oltre 50 associazioni in tutta la Sardegna periodicamente si vedono e si realizzano delle iniziative comuni, comunque calcoliamo che almeno 80 associazioni a livello regionale si sono costituite, seppure in maniera spesso molto specifica, ovviamente scollegata dalle altre, e comunque portano avanti delle iniziative importanti sulle tematiche ambientali, sulle tematiche della tutela della salute, sulle tematiche dell'energia verde, che ancora una volta viene vista come unicamente momento di realizzazione di business e non di programmazione di una seria politica energetica. Ieri sera abbiamo sentito la passionaria Mariella Cao che sulle tematiche della lotta alle basi militari ha da ormai oltre 20 anni messo in piedi un movimento che in tutta la Sardegna si batte contro la insopportabile presenza delle basi militari in Sardegna. Contemporaneamente un movimento per la pace in Sardegna cerca di diffondersi, di creare dei collegamenti con tutte le associazioni e con tutte le associazioni che si basano per un utilizzo del territorio in riferimento a quelle che dovrebbero essere le esigenze della popolazione. Rispetto a questo anche in Sardegna rispetto ai movimenti che si sono creati anche ultimamente contro quella che è stata la più grande esercitazione militare del dopoguerra, l'operazione Trident di questo periodo, anche in questa occasione si è voluto risponderà il vecchio codice rocco per intimidire i militanti e i pacifisti, arrivando a forme di diffida e di allontanamento di cittadini che democraticamente esprimono il loro dissenso, allontanamento dai luoghi dove avvengono le esercitazioni militari. Su questo comunque c'è molto da fare e il contributo anche con Medicina Democratica non può che essere importante. Poi un'altra cosa voglio ricordare, anche perché questa è una vecchia iniziativa che era partita oltre 10 anni fa dai contatti tra me, diversi operatori sanitari, Medicina Democratica a livello nazionale, in particolare Fulvio Aurora, quando organizzammo le prime iniziative sulle forme di organizzazione sanitaria in riferimento alle case della salute. Queste proposte che noi lanciamo per primi in Sardegna poi erano state inserite dall'allora assessore regionale Dirindini, Sardegna, assessore regionale alla sanità, in una proposta di legge che aveva istituito le prime case della salute. Questa operazione, queste scelte poi subirono una battuta d'arresto a causa del cambio di amministrazione regionale, però siccome erano l'unica ipotesi di organizzazione sanitaria e territoriale in riferimento alle cure primarie, questa operazione è restata in piedi, è stata rivalorizzata dall'attuale amministrazione regionale e quindi ci troviamo ad sperimentare e a inaugurare le prime case della salute in Sardegna, in centri grandi e meno grandi. Ovviamente la tematica della casa della salute necessiterebbe di una specifica
specifica discussione, con il termine Casa della Salute poi si intendono diverse cose, però sicuramente è importante che un momento di organizzazione delle cure primarie arrivi ad una definizione ben precisa, perché come il professor Maciocco ci ricorda sempre, l'ha fatto anche qui, un sistema sanitario nazionale che non regge sul piano economico rischia di scomparire, e le cure primarie, una buona organizzazione di cure primarie permette a un servizio sanitario nazionale universalistico di reggersi in piedi e di essere sostenibile, seppure con le difficoltà e le discrepanze che ci sono e che vanno superate tra diverse zone dell'Italia, come ricordava come ricordava precedentemente Ferro per quanto riguarda la Campania. Sicuramente anche noi in Sardegna registriamo dei dati non positivi sul piano della salute rispetto alle centralità, alla media nazionale. Si dice, dovremmo discutere, aprire una discussione più specifica su questo, che la Sardegna sia uno dei territori più inquinati d'Italia. Su questo dovremo riflettere con iniziative anche specifiche da organizzare, mi auguro, con le associazioni che operano in Sardegna su questi argomenti, medicina democratica, gli epidemiologi e gli esperti che medicina democratica con le competenze scientifiche è in grado di dare. Queste iniziative hanno portato anche ad una collaborazione con l'attuale, per alcuni di noi, con l'attuale assessorato alla sanità per lavorare sulla riorganizzazione delle cure primarie, appunto perché riteniamo che una buona riorganizzazione possa permettere di dare un adeguato servizio e possa permettere anche sul piano economico una sostenibilità adeguata, e su questo stiamo lavorando. Sicuramente l'assessorato alla sanità, questa giunta non ha iniziato bene il proprio mandato, che purtroppo è stato segnato da una scelta secondo noi molto molto sbagliata e molto pericolosa, che è quella di inaugurare in tempi di record, di accelerare i tempi per la realizzazione di quello che in Sardegna non può essere più chiamato il San Raffaele, ma gli hanno cambiato il nome, perché il San Raffaele era una struttura, un nome che non aveva più grande credibilità. Questa struttura l'hanno chiamata, si chiama il Mater Olbia, è comunque un servizio sanitario privato con finanziamenti degli emiri del Qatar, che assume una importante fetta di posti letto della sanità in Sardegna, e che creerà e sta creando non pochi problemi su cui necessiterebbe una discussione specifica, e non abbiamo avuto la forza e la capacità di ostacolare questo progetto, però si tratterebbe di vedere quelli che saranno gli sviluppi. Però dall'altra parte noi riteniamo di dover collaborare per quanto riguarda alcuni aspetti positivi che comunque l'amministrazione sta portando avanti in termini di riorganizzazione delle cure primarie, che sono un terreno di confronto su cui molti di noi, visto che siamo operatori sanitari, lavoriamo tutti i giorni, su cui possiamo contribuire. Concludo ritenendo che per me è la prima volta che partecipo ad un congresso di medicina democratica, nonostante medicina democratica sia stata per me riferimento culturale fin dagli anni della università. Gli stimoli che ci vengono per costituire una sezione, un'attività anche organizzata in maniera più compiuta di medicina democratica in Sardegna, io penso di voler raccogliere sul piano personale, di dare il mio modesto contributo per creare quelle relazioni e quei contatti con tante persone in Sardegna che su questo lavorano. Il riferimento è anche agli amici e compagni, in alcuni casi, di Medici per l'Ambiente, o
di Israele che esercita e lavorano portano avanti delle campagne che sono molto simili alle nostre. Abbiamo necessità di mettere assieme tante forze per poter avere dei risultati maggiori, avere un impatto maggiore. Sicuramente lo stimolo più importante per noi arriva dal fatto che i dirigenti nazionali di Medicina Democratica e di AEA in prima persona decidano di firmare l'esposto alla Procura della Repubblica sui siti industriali della Sardegna, come è avvenuto. Grazie. Il prossimo intervento è di Antonella Bertolucci. Piaggio. Buongiorno, io parlo a nome della sezione di Viareggio che si è costituita a seguito della strage del 29 giugno 2009, che è stata avvenuta a causa del deragliamento di un treno, treno merci che trasportava GPL, che ha causato la morte di 32 persone, decine di feriti gravi e gravissimi, ha devastato un intero quartiere a causa dell'incendio. E noi appunto a seguito di questo ci siamo messi al fianco dei familiari di Assemblea 29 giugno e li abbiamo sostenuti, affiancati in tutte le lotte, in tutte le iniziative. Però questo non è soltanto quello che abbiamo fatto come Medicina Democratica, ma l'aspetto più alto è che ci siamo costituiti parte civile al processo che tutt'oggi è in corso e che però è un processo blindato, un processo diciamo connotiamolo di Stato, perché vede degli imputati di alto livello come l'ex AD di Ferrovie dello Stato Moretti, oggi promossa a Finmeccanica, e quindi è un processo che non viene pubblicizzato, non viene ripreso con le telecamere e quindi ciò che è successo non viene conosciuto al di fuori della nostra zona, no? Quindi non viene messo in luce che questo non è stato un evento diciamo così del fato, ma ci sono delle precise responsabilità perché non è stata fatta la sicurezza. Questo è quello che oggi i familiari delle vittime stanno facendo, cioè cercando di portare fuori da quel recinto, no? Il processo, quanto è avvenuto, anche perché devono affrontare anche il processo della prescrizione, come hanno fatto col processo breve, e quindi cercano di fare un'opera appunto di divulgazione. E come sezione di Viareggio noi chiediamo un altro impegno alle sezioni di Medicina Democratica, cioè se è possibile promuovere delle iniziative qua là per l'Italia proiettando un cortometraggio che due registi hanno fatto apposta a questo scopo e diciamo aprire dei dibattiti a cui possono partecipare i familiari delle vittime, come stanno già facendo, proprio per divulgare e per portare fuori. Ecco, noi abbiamo dettagliato la nostra attività che in questi anni è stata abbastanza diciamo importante, però non è che voglio stare a discutere di quella, quanto piuttosto di alcuni problemi che porterei in discussione, no? Rispetto a quelle che devono essere le linee che deve seguire Medicina Democratica. Dunque, intanto rispetto all'attività che noi svolgiamo sulle questioni ambientali, noi ci riferiamo all'esistenza dei comitati che sono nella nostra zona e diciamo quello che noi cerchiamo di fare è di portare nella discussione con questi comitati sempre l'aspetto principale che per noi è quello della lotta, no? Cioè Medicina Democratica è un movimento di lotta per la salute, questo io credo, e quindi crediamo tutti, penso, no? Quindi quello che noi cerchiamo è proprio di far sì che si facciano le lotte anche sul territorio, perché nei comitati, perlomeno per quanto ci riguarda, c'è la tendenza a privilegiare l'aspetto dell'intervento attraverso la magistratura
l'apertura oppure l'intervento della partecipazione di cui tanto si è discusso ieri, no? Che consente un rapporto con le istituzioni, una collaborazione con le istituzioni che però poi alla fine non portano a niente, perché le istituzioni deviano insomma quelle che sono invece le volontà della popolazione. Noi nella nostra zona con i comitati abbiamo avuto dei risultati importanti come la chiusura dell'inceneritore di Falascaia, ma questo non è stato dovuto solo alla denuncia alla magistratura, è dovuto alle lotte che ci sono state in tutti questi anni. Io credo che quindi diciamo, questo dovrebbe essere un punto che dovrebbe diventare importante, no? Alla fine del nostro congresso, dovrebbe essere ribadito e dovrebbe essere quello che noi si fa dentro queste altre organizzazioni. Inoltre un altro aspetto, accanto alla lotta anche l'unità, perché abbiamo, nella nostra zona noi ci siamo impegnati a costituire una rete ambientale che ha avuto la sua ben importanza, perché questa modifica rapporti di forza e quindi diciamo dà più forza a quelle lotte, a quelle richieste dei cittadini. Però oggi si risente in questi ambiti quello che in pratica avviene a livello più generale nella politica, no? Cioè c'è una prevalenza dell'individualismo, dell'egocentrismo, la tendenza a dividersi, e anche da noi si rilevano questi aspetti. Ecco, Medicina Democratica, almeno noi nella nostra sezione, ripeto, li portiamo avanti, cerchiamo di andare contro questa tendenza. E quello che portiamo oggi è proprio come sezione di Viareggio di dire mettiamo come elementi chiari che noi nei comitati dobbiamo fare questa lotta, la lotta da una parte, l'unità dall'altra. L'altro aspetto che invece si può discutere rispetto alle battaglie che sono state fatte per la difesa della sanità pubblica, perché diciamo, noi abbiamo partecipato e anche promosso iniziative di questo genere nel nostro territorio, non entro chiaramente nei particolari, però ecco, anche qui secondo me bisogna ribadire che noi come medicina, quello che noi portiamo avanti è che Medicina Democratica deve difendere la sanità pubblica, deve difendere il diritto a tutti della cura e soprattutto, e quindi diciamo non farsi prendere insomma anche da certe velleità insomma, no? Di all'emergency, cioè di appoggiare quelle iniziative che si sa che ci sono, quelle pressioni che ci sono per costituzioni di cooperative mutualistiche, cioè di servizi che sono ausiliari e compensativi del servizio pubblico. Noi non siamo per, siamo proprio contro questo tipo di approccio, perché noi pensiamo che questo sia deleterio che per la, nella difesa della sanità pubblica, anzi vada proprio nel senso opposto, faccia un bel servizio chi vuole trasformare la nostra sanità da pubblica a privata, ed oggi siamo veramente a quel passo, no? E quindi ecco, questo è un altro aspetto di quelli che vorremmo ribadire. L'ultima cosa che a noi ci sta molto a cuore è un lavoro particolare che abbiamo fatto nella nostra sezione rispetto alla riabilitazione, che è stato legato al fatto che noi siamo diversi operatori del settore, che peraltro siamo accomunati da un particolare modo di svolgere la riabilitazione e che si rifà alla riabilitazione neurocognitiva di Perfetti, che diciamo è nata negli anni 70, no? Anni in cui ci sono state, come sappiamo, le lotte migliori per la conquista dei diritti da parte dei lavoratori. Anche nella sanità si sono affermate l'epidemiologia di Maccaccaro da un lato, la legge Basaglia dall'altro, quindi la psichiatria democratica, e quindi il nostro modo di lavorare nasce proprio in quel contesto, perché si rifà ha una visione diversa della società prima di tutto, e quindi dell'uomo in quella società, no?
E mi rifaccio per capire bene a una frase di Maca Carol che dice: l'unico modo di rivendicare la scienza è che questa corrisponda all'interesse dell'uomo, l'uomo individuale e l'uomo collettivo. Quindi noi, il nostro approccio scientifico è proprio questo, di restituire l'uomo alla sua dignità, indipendentemente che esso sia un soggetto che possa tornare o meno alla produzione, no? E il nostro, diciamo così, approccio non è legato a nessuna speculazione da un punto di vista appunto economico, perché quello che noi abbiamo è il nostro cervello, il cervello del malato. Noi ci poniamo di fronte al come riabilitatori, ci poniamo il problema di prevenire l'handicap, perché diciamo ci interessa trovare il modo migliore perché un soggetto che subisce un determinato evento patologico possa essere messo nelle condizioni per recuperare al meglio, no? Quindi prima che l'handicap si sia strutturato. E quindi noi appunto usiamo questo modo, cioè soltanto il nostro cervello, quello del malato, a cui proponiamo degli esercizi che non sono esercitazioni, sono dei problemi che deve risolvere, affinché riesca ad acquisire attraverso l'apprendimento, quindi attraverso un'opera educativa da parte nostra, una motilità che sia evoluta. E questo diciamo non è che viene fatto a casaccio, viene fatto attraverso lo studio continuo, no? Lo studio continuo sul cervello, sulla neurofisiologia, quindi con un approccio scientifico e epistemologico ben chiaro e ben delineato, che rappresenta quindi anche un altro modo di fare scienza, ed è questo anche per noi importante sottolineare. Non è una scienza che è quella relegata nelle università o la scienza appunto del potere, è una scienza che nasce dal luogo del lavoro, che la possono fare chiunque, e che quindi rappresenta una scelta anche rivoluzionaria, un intellettuale, che quindi è molto scomodo, quindi in un modo di riabilitazione che non porta nessun profitto, cosa che invece oggi è molto legata all'uso di botulini o robotica, ecco. E invece per noi è solo, diciamo, un costo, perché ha dei tempi lunghi che sono i tempi biologici. E quindi per diciamo oggi che siamo in una fase di è chiaramente questo tipo di modo di lavoro è sempre stato ostacolato e poco conosciuto, proprio per questi concetti che stanno alla base, e oggi ancora di più perché c'è la crisi. Allora noi abbiamo pensato di salvarne perlomeno la memoria storica, no? Anche se non riusciremo a poi a svilupparlo nel migliore dei modi, ma a contenere. E abbiamo appunto iniziato un lavoro con Medicina Democratica, abbiamo fatto diverse iniziative e abbiamo avuto uno spazio nella rivista, un editoriale dove abbiamo scritto appunto un articolo, una rivoluzione riabilitativa, facendo appunto un'intervista a Perfetti, perché vogliamo mettere a conoscenza delle persone più sensibili che vogliono un mondo diverso e migliore, far vedere anche che esistono anche delle esperienze avanzate, delle esperienze che però non devono appunto non devono morire, no? Quindi noi pensavamo che questo fosse anche un ambito possibile, e speriamo che questa collaborazione possa continuare. Ok, adesso sono gli ultimi due interventi dalla sezione, il primo di Marchi da Livorno. Facciamo così, Dardin, vieni. Nel frattempo che si prepara Marchi, ha chiesto di intervenire Dardin, visto che anche non c'era la Giacomo De Chiro, lui è sempre del Veneto, per cui in qualche modo tra virgolette sostituisce. Buongiorno, io rappresento il Veneto, insomma, diciamo più Padova, Venezia, Belluno. La realtà che abbiamo nel Veneto è abbastanza problematica. Intanto, come Medicina Democratica stiamo seguendo il secondo troncone di Marina Militare 2.
Marina Militare 1 è ritornato in appello per dei vizi procedurali, comunque c'era la condanna coperta dalla prescrizione. Marina Militare 2, Medicina Democratica, con la presenza di Luigi Marra e la Laura Marra, legale e consulenti, è incominciata con già 13 o 17 udienze già programmate. Una era ieri, che sono mancato per quello. Una sarà il 30 e una il 17 di dicembre per quest'anno. Sta parlando lì il PG che ha fatto tutte le indagini, diciamo 47 falcioni di indagine. Le sta elencando tutte, dove ieri è venuto fuori che su qualche nave hanno bonificato anche 5.000-6.000 kg di amianto. Questo viene a dimostrare che anche lì c'era l'amianto e parliamo degli anni dal 90 a 2000 bonifiche. Comunque il bello sta entrando adesso con questo PG che ha fatto tutta la ricerca e questo mi conforta perché tutte le associazioni dei militari, Asso di Pro, Asso Amianto, Sardegna, Taranto, La Spezia, cercano Medicina Democratica, perché io mi sono messo anche a disposizione, però ci dovete dare delle persone malate e Medicina Democratica, perché io sto vedendo l'importanza di Medicina Democratica con 7-8 avvocati di parte civile. Ce ne sono Medicina Democratica che farà la sua consulenza, poi l'associazione Invalidi del Lavoro hanno creato uno sportello, faranno la loro consulenza con dei medici di Roma, però gli altri giocano su cosa? Su le indagini del PM e del PG e sulle associazioni che fanno la consulenza. Allora questo da una parte mi conforta, perché vuol dire che l'associazione è forte e ben preparata, però da una parte mi delude, perché dico, avete 127 persone fra malate e morte. E andate in cerca di speculare un'associazione che vi fa comodo perché è forte e impegnata anche nel territorio veneto e speculate una consulenza o un'associazione che si mette con l'altra sotto medicina, accanto a Medicina Democratica, e ci sono certi organizzatori di queste associazioni che mi dice Paolo, ne parleremo perché è già avanti anche Marina 3, Marina Militare 3, con altri 200 o 300 persone offese. Ci sono indagini preliminari anche lì, però nel momento in cui vi è chiusa, queste associazioni, vediamo se mi cercheranno, perché il contatto con loro, io come Medicina Democratica, lo tengo sempre aperto. Poi ci sono problematiche sia a Venezia, quei casi del petrolchimico, roba del genere, però come diceva Marchi stamattina, nel mio piccolo come Medicina Democratica ho già, quando mi viene un operaio ammalato, cerco di evitare tutto quello che è la procedura legale, questo e l'altro, perché a questa persona malata o morta noi prepariamo già il curriculum di lavoro, prepariamo tutta la documentazione medica, abbiamo un patronato che ci aiuta a espletare tutte le pratiche con INAIL, con INPS, per contribuzione, per riconoscimento degli anni, per riconoscimento di pensioni, e cerco di agevolare quello, di non tirar dentro Medicina Democratica magari con questa, perché se poi c'è il processo penale, allora lì vediamo, perché se è una singola persona, tanti rinunciano addirittura, perché vedo che rinunciano, non hanno neanche la forza di incominciare un processo, perché dopo bisogna anche, è dal 96 che frequento le aule del Tribunale di Pau, fra Marina Militare, fra Amianto delle Ferrovie, questo e l'altro, diciamo che 3-4 giorni al mese sono lì a sentire, e questo aiuta anche tutti i consulenti, perché io leggo certe volte le consulenze di Luigi Marra, insomma, e sono inattaccabili, perché una consulenza in Marina 1, lo Stato ha transato quei due marinai morti per evitare che fossero parte civile nel processo,
loro con la transazione 850.000 euro a persona ha dato lo Stato per due persone, però le 200 pagine di Luigi Mara hanno smosso anche l'avvocatura dello Stato e ci siamo trovati solo come medicina democratica, come parte civile, insomma. Comunque questo mi conforta a essere di medicina democratica, perché vedo anche tanti contatti via internet che mi cercano, perché siamo conosciuti benissimo come organizzazione. Poi purtroppo ci sono una miriade di organizzazioni, faccio io, dopo alla fine ci cascano addosso a noi. Con l'esperienza che io ho di queste cose, insomma, dico, nel Veneto l'ultima spiaggia siamo noi, insomma. E cerchiamo di darci una mano nel possibile, perché quando si parla di cause e roba del genere, allora rinuncio. Non voglio perdere più tempo, vi ringrazio. Scusate, comunicazione di servizio. Per chi fosse arrivato solo oggi e non era presente ieri, le cartelline con il materiale congressuale e una pendrive con un'aggiunta di materiale aggiuntiva per evitare troppa carta, sono in segreteria. Per chi può, 20 euro compresa la pennina, per disoccupati, precari, eccetera, quello che possono. Ecco, una seconda comunicazione è un po' meno di servizio, è un po' più politica. Lunedì cominceranno i lavori a Firenze nella piana dell'inceneritore. Mi ha dato voce il dottor Garetti adesso, che sta arrivando. È necessario fare un comunicato stampa rapidissimo da mandare alla stampa, perché è un'azione provocatoria della giunta regionale che ha deciso di andare in maniera vigliacca fino in fondo contro tutte le opposizioni e di movimento e le opposizioni in consiglio regionale, soprattutto il Movimento 5 Stelle e sì, Toscana a sinistra. Ecco, la parola a Marco Valerio Gennaro. Pronto. Allora, buongiorno a tutti, io sono Maurizio Marchi di Medicina Democratica della provincia di Livorno e della Val di Cecina. Diciamo un po' nella breve descrizione delle nostre attività, no? Si capisce e probabilmente, cioè, posta a tutti per vedere anche se ci sono delle assonanze con l'attività di altre sezioni o meno, insomma. Ecco, ad esempio, la prima attività, dunque, premettiamo che in provincia di Livorno noi siamo 20 iscritti. 20 iscritti mi risulta che siano un 10% degli iscritti nazionali, siamo pochi rispetto alle potenzialità, però siamo tanti relativamente, e i 20 iscritti sono quasi tutti militanti attivi. Dunque, il lavoro principale di questo triennio 2012-2015 sono stati vari e tutti molto intensi, ma i principali sono stati il referto epidemiologico, la richiesta di referto epidemiologico che abbiamo un po' lanciato in tutta la Toscana in stretta collaborazione appunto con Valerio Gennaro, che vedo qui arrivato e dopo ne parlerà anche lui. Circa 80 comuni sono stati tramite noi direttamente o tramite altri comitati a noi vicini, abbiamo chiesto il referto epidemiologico con dati molto alterni. Dato che appunto in Toscana le situazioni di crisi, di grave e gravissimo inquinamento sono diverse, eccetera,
Poi abbiamo fatto, in correlazione al referto epidemiologico, dei focus su luoghi risaputamente inquinati, come Livorno con la Salvetti, la raffineria, no? Viareggio e la Versilia, di cui ha parlato prima la compagna di Viareggio, appunto, le colline metallifere, Piombino, Amiata, zona fiorentina, zona del Cuoio, zona cartiera, eccetera. Zona cartaria e senza dimenticare la zona dei pesticidi concentrati, che è quella del Pistoiese Prato, dove si fa un intenso lavoro di sericoltura chimicizzata. Dunque, e poi la zona del Cuoio, mi pare l'ho già detto. In Toscana abbiamo una particolarità: concentriamo tutta la geotermia italiana, no? Italiana e in grande misura europea. Il 60-70% di questa geotermia italiana e europea è concentrata in provincia di Livorno, nella Val di Cecina, nell'alta Val di Cecina, e quindi abbiamo anche questo gravame, oltre a tutto il resto abbiamo anche questo gravame della geotermia. La geotermia, guardate, spaziamo subito la grande, enorme balla che sia una fonte rinnovabile, pulita, eccetera, eccetera, perché non è assolutamente niente di questo. Stiamo aspettando Roberto Barocci, che viene domani, benissimo, che parlerà esplicitamente di questo. Noi insieme abbiamo scritto un libro, che lo trovate in rete, Maurizio Marchi, Roberto Barocci, Geotermia, lo trovate, e abbiamo scritto un libro in cui si evidenzia le assurdità veramente della geotermia. Pensate, appunto, per 840 megawatt in 34 centrali si è creato un disastro ambientale unico in Italia. 30 milioni, vi anticipo soltanto questo molto brevemente, 30 milioni di fluidi geotermici contenenti di tutto e di peggio, dove la CO2 è aria di montagna, aria pulita, tutto il resto, 2 milioni di tonnellate su 30 milioni, 2 milioni di CO2, com'è sostenibile la geotermia? E tutto il resto è peggio della CO2, appunto, fra cui arsenico, mercurio, eccetera. E va bene, e questo ha richiesto molte energie, le sta richiedendo ancora, ma siamo vivi, disponibili e belli allerta. Ritornando indietro, naturalmente la geotermia ha una ricaduta negativissima sull'acqua, ad esempio, no? Infatti il 92%, pensate un po', il 92% dei punti di prelievo dell'acqua potabile in Toscana è nella peggiore classe di qualità. Rapporto ARPA, te lo trovate in rete, 92% dei punti di prelievo, quindi siamo alla rivolverata, anche se non ce lo vogliono far capire, noi l'abbiamo capito, insomma, no? E questo è un rapporto del marzo 2015 dell'ARPA, no? Eccetera. Ecco perché anche ci abbiamo acqua carissima, vabbè. 92%, ritorniamo al referto epidemiologico, va bene. Abbiamo fatto dei focus in correlazione al referto epidemiologico, dei focus concentrando, sintetizzando, volgarizzando, volgarizzando non troppo, con cognizione di causa, insomma, i dati di Marsupio, che è uno studio della regione toscana, no? E abbiamo fatto dei focus appunto su Viareggio, sulle colline metallifere, sulla Miata, eccetera, eccetera, no? Questi focus sono tutti in rete sul sito di Livorno.
tubazioni d'amianto, la sezione di Livorno in collaborazione con la sezione di Firenze, in particolare con Davide Mattacchioni che ci ha messo l'anima, che è qui presente, abbiamo lanciato noi di Medicina Democratica, facciamo la rete, io ci metto il cuore, anima, tutte le mie conoscenze, facciamola la rete, ma ci vuole un trattore, per fare una rete ci vuole un trattore, il trattore in Toscana, almeno su tubi d'amianto, è stata ed è Medicina Democratica, vabbè, andiamo veloci. Allora, in Toscana ci sono il 6% in media di tubi d'amianto negli acquedotti e Livorno ne ha 35%, la città più disperata è la città di Galileo, pensate un po', di Galileo, cioè Pisa, che ne ha il 52%, ebbene, Davide Mattacchioni è riuscito con gli altri compagni, Caretti, Carpentiere, eccetera, a far scoppiare la questione tubi d'amianto a Firenze, che ne ha soltanto tra virgolette, il 3,5%. Mentre a Livorno la Giunta 5 Stelle si è recentemente espressa per la non sostituzione di tubi d'amianto, nonostante che sia il comune maggiore azionista del gestore dell'acqua, appunto nel Livornese. Il maggiore azionista, quindi quello che potrebbe dire sì o no, ha detto no. Mentre ovviamente la lotta continua per la sostituzione di tutte le tubazioni d'amianto in Toscana. Oltre il rigassificatore galleggiante non ci dedico troppo tempo, ma ci costa, osservate bene, dal 2013 che è lì davanti alle coste livornesi, e ci costa circa 80 milioni di euro l'anno, vuoto per pieno, no? Come essendo stato classificato, no? Come struttura strategica, gode di incentivi statali, appunto, vuoto per pieno, cioè se stai vuoto prendi lo stesso il 65% mi pare dei mancati ricavi, no? Anche se stai vuoto prendi lo stesso i soldi, 80 milioni di euro l'anno. Vabbè, la Giunta di Livorno si è espressa per l'appoggio a questo rigassificatore. Gestione del sito di Medicina Democratica di Livorno, va bene, guardatelo e basta. Acqua bene comune, trainanti, non trainanti. Sabato 14 abbiamo fatto, anche come iniziativa precongressuale, il forum toscano dell'acqua a Rosignano, riponendo ovviamente il rilancio del forum toscano dell'acqua, insomma, ecco. Agricoltura e pesticidi, abbiamo fatto delle... Nutrire il pianeta in salute, CISAM nucleare, l'ultima cosa veramente è importantissimo focalizzarci l'attenzione, perché in questo sito nucleare tra Livorno e Pisa, dopo l'esperienza fatta, è probabile che ci vogliano calare il deposito nucleare nazionale di scorie radioattive. Grazie dell'attenzione. Poi penso che questo è una chiavetta per cui potete poi approfondire. Maria Gennaro, che penso riprenderà alcuni temi presentati ieri sull'apporto epidemiologico, della conoscenza epidemiologica sulla lotta per la salute. Grazie, scusate, cercherò di essere molto sintetico, anche se... Posso
cercherò di toccare alcuni temi che sto toccando un po' da un po' di tempo, ma mi sembra che siano cruciali, almeno dal mio osservatorio di ormai oltre 30 anni di epidemiologia, dei tempi di Seveso in poi, ne ho visti un po' di tutti i colori, ne ho anche subite di tutti i colori, tra cui quella l'ultima stamattina, l'informazione che la nostra potenziale contrattista del registro mesoteliomi, giusto che si parla sempre di amianto, e grazie a questa cannibalizzazione che c'è stata dei registri mesoteliomi italiani, c'è cioè una cosa che era nata un po' dal cuore e dal cervello, diciamo, di un'esigenza italiana, cioè i danni da amianto, in realtà questa bella rete che si è formata poi in Italia di registri mesoteliomi, diciamo, pubblici, diciamo, ufficiali, in realtà che vanno ovviamente in modo molto diverso, in realtà sono stati scientificamente disintegrati sostanzialmente, in modo ovviamente non appariscente, e quindi ad esempio con questo ultimo finanziamento che c'è stato in questa, che dovrebbe esserci se ci fosse appunto una sorta di proroga tra INAIL, ASL Lazio e gli altri COR, cioè registri mesoteliomi italiani, dovrebbe esserci appunto una ripresa, almeno un po' di ossigeno per pagare oggettivamente le famose intervistatrici o intervistatori che in tutte le regioni italiane servono per raccogliere l'anamnesi professionale, ambientale, familiare e domestica del malato, della malata di mesotelioma, per poter quindi avere l'altra informazione che ci serve, cioè non soltanto la diagnosi di malattia, ma anche dare la prova, che si può, ma anche se appunto è una prova che risale a 30, 40, 50 anni prima, la prova di esposizione ad amianto. Ecco, questo era cruciale ovviamente, avere questo tipo di informazione. Da quando siamo riusciti a, diciamo, a inchiodare il discorso che la Liguria viaggiava con 4 volte i livelli medi italiani, insomma, sia di incidenza, ad esempio la Liguria ha avuto questa diciamo, erosione molto molto silenziosa, prima del biostatistico, poi dell'intervistatrice, e quindi di fatto adesso viaggiamo ancora con un po' con quell'inerzia che avevamo acquisito, e nelle altre regioni italiane penso che sia ancora peggio. Quindi non si riesce a identificare tutti i malati di mesotelioma e ovviamente a identificare le loro esposizioni individuali. E questo succede, sta succedendo, è successo, la novità è anche quella di oggi, di queste difficoltà che stiamo vivendo. Quindi dicevo, se si potesse ad esempio fare in modo che la medicina democratica dia forza dall'esterno a ciò che ancora sopravvive nell'ente pubblico, se ovviamente vale, e anche mantenerla in carreggiata, perché il problema è questo, quello della deviazione di ciò che c'è di pubblico per fargli fare dell'altro. Ad esempio noi come ricercatori siamo stati orientati appunto a diventare ricercatori di finanziamenti, e che è un'altra cosa, oppure fare il perfector, che è un'altra cosa rispetto a quello di evitare morti e malati e sapere perché sono morti e malati, per fare in modo che non succedano, che non accadano più. Andiamo avanti, questo è un po' un punto caldo che vorrei offrirvi semplicemente, cioè un'omissione scientifica, storica, che continua a perpetrarsi in Italia, cioè non solo non era stato previsto come un normale gruppo di scienziati, di ricercatori dovrebbe fare, o un ente pubblico, prevedere delle cose, quello che succederà a posteriori, ma l'accorciamento della vita sana di fatto continua a essere negato, è un'informazione che viene cancellata, si parla soltanto dell'allungamento della vita media, ma non dell'accorciamento della vita in salute. Cioè a che età compare la cronicità, quella bellissima cosa che alcuni l'hanno messa anche come, diciamo, etichetta delle loro campagne contro il cancro, dicendo noi vogliamo far diventare curabile sostanzialmente la malattia, il cancro in particolare, e senza rendersi neppure metterlo nel progetto, nel sogno, dire ma il cancro si potrebbe anche non avere, oltre che renderlo curabile si potrebbe proprio prevedere e prevenire proprio l'insorgenza, non soltanto la morte, ma anche l'insorgenza si può prevenire. Ritornando a noi, questo dato è il dato che io direi dovrebbe farci unirci sostanzialmente, unirci per la salute. La Costituzione italiana in realtà è quella carta che in qualche modo ci ricorda, anche se l'ha relegato al 32esimo posto, ma insomma non è una graduatoria, che la salute appunto è un fondamentale diritto dell'individuo, ma interesse della collettività. Quindi c'è un concetto proprio di bene comune già appunto nei tempi
della stesura di questo articolo 32, e direi che adesso stiamo andando contro mano in modo, ci sono grandi evidenze. Direi che andiamo un po' veloci, perché forse il problema è che abbiamo poco tempo, abbiamo molte cose da dire, io sono anche molto, le improvviso abbastanza. Come epidemiologo effettivamente siamo a questi punti. L'epidemiologia in questi anni è stata cancellata, è stata appiattita a livelli meramente statistici, altra disciplina assolutamente fondamentale, ma è un metodo di lavoro, non è sostanzialmente un obiettivo. La statistica è fondamentale, l'epidemiologia dovrebbe in realtà avere una visione di diagnosi di popolazione, come sta una popolazione e quali sono le possibili cause di malattia, per poter ovviamente non fare miracoli a posteriori, ma almeno evitare che si ripercorra e si riproponga nel tempo il danno. Andiamo veloce, scusate, io vorrei soltanto toccare alcuni testi, alcuni tempi, queste le lascio. Ecco, questo è dato per dare l'idea, questo qua è un volumetto che potete scaricare regolarmente da internet mettendo un paio di parole chiave tipo IOM, AIRT, i numeri del cancro Italia. È un libro appunto fatto dall'Associazione Italiana Registri Tumori e dall'Associazione Italiana degli Oncologi Medici con il patrocinio del CCM, quindi Ministero. E in realtà questo è il dato anche lì omesso, non dichiarato, sconosciuto, cioè maschietti e femminucce, vedete che sopra abbiamo la non si legge granché, maschi e femmine, vedete che le due linee sono la linea della mortalità in Italia, percentuale aggiustata per età sostanzialmente, che praticamente è una discesa omeopatica, se mi passate il termine. Sia per le donne che per gli uomini. Per quanto riguarda invece l'incidenza, che è l'altra informazione importante, cioè quanti casi vengono diagnosticati ogni anno in Italia tra gli uomini e tra le donne nel corso degli anni, quello che vedete qui sotto, c'è un po' improbabile, vabbè, ci proviamo, perché qui faccio così che mi corre meno. Vediamo, qui stiamo parlando degli anni di calendario, dal 1999 al 2000, e abbiamo la linea continua, quindi sono dati veramente registrati, misurati, controllati. Vedete appunto la mortalità negli uomini e nelle donne è praticamente piatta, non c'è nessun grande miglioramento, mentre la linea dell'incidenza ha avuto un picco, probabilmente dovuto all'eccesso diagnostico in qualche modo, e poi una riduzione. Quello che emerge anche in Italia, questa bellissima cosa, è che dal 2010 i dati sono stimati, cioè noi siamo un paese dove le cose si stimano retrospettivamente, cioè noi stimiamo quello che è successo 10 anni fa, che era 5 anni fa, che era assolutamente misurabile. Questo per dare l'idea dove anche bisognerebbe intervenire. Non so se riesco a trasmettere con, perché sono un po' arrabbiato, scusate, vi ringrazio anzi di tollerare questo modo non particolarmente elegante di presentare le cose, ma visto che si parla di veramente di eserciti di persone, non di singoli casi sfortunati o no, qui stiamo parlando del dato medio di una popolazione, cioè quella italiana. Il cancro, che è il niente rispetto alle patologie di una popolazione, perché stiamo parlando del 30% dei morti rispetto a un altro 70% che muore sempre e non viene considerato, perché noi parliamo di cancro, quindi 30%, e alcuni cancri, generalmente quelli i big killer cosiddetto, ma spesso molto più intelligentemente si parla di malattie rare, quindi si riesce in maniera intelligente a non far parlare del nulla, praticamente delle appunto 600.000 morti che abbiamo ogni anno, e praticamente spariscono, anche vedo nelle regioni più sveglie come può essere la Toscana o l'Emilia, che in qualche modo hanno un buon sistema di registrazione. Di fatto poi anche negli incontri pubblici anche i comitati ambiente e salute vengono trascinati a parlare appunto dei 3 casi di leucemia, 4 casi di mesotelioma, 2 casi di sarcoma intestinale, cioè cose che sono ovviamente importantissime per quei 3, 5, 10 casi, ma di fatto mettono in ombra una enorme quantità di morti e malati che potrebbero essere, che devono essere identificati. Bisogna identificare anche la causa ovviamente di queste patologie e fare in modo che in modo attivo non si producano. Quindi scusate la passione, spero che me la passerete. Comunque questo è il dato omesso, cioè il fatto che non c'è nessun grande successo
nella lotta al cancro, né come mortalità né come incidenza, ma in effetti l'incidenza nessuno ne sta parlando sul fatto che sia prevenibile, nel senso di evitabile proprio la malattia. Quindi queste sono le cure, questi sono i dati ufficiali usciti pochi mesi fa, e questo è purtroppo il... vediamo di andare avanti, ci sono appunto... vi lascio tutto, sì. Questo è l'ambiente che noi produciamo attivamente, ma lasciamo perdere. Questo è anche un altro dato sulla famosa mappa dell'inquinamento misurato da metalli pesanti o biossido di azoto in prossimità di un inceneritore, in particolare questo è quello di Coriano e Forlì. Questa è una mappa sostanzialmente in cui sono stati mappati le persone oggettivamente. Qui vedete la presenza dell'autostrada con queste isoconcentrazioni che ti danno l'idea dei differenti livelli di biossido di azoto, quindi ci sono popolazioni che, misurando anche un solo inquinante come il biossido di azoto, in realtà si vede che sono persone inquinate e persone non inquinate. Quindi questo vecchio mantra che abbiamo anche un po' superficialmente detto noi anche in medicina democratica in questi anni, che siamo tutti inquinati, è vero, ma c'è gente che è inquinata 100 volte di più rispetto ad altri. Quindi noi dovremmo anche un attimo ragionare in modo un pochino più operativo, anche per non dire tutti siamo inquinati quindi nessuno è inquinato. No, c'è gente che fortunatamente riesce a non essere inquinata per una serie di ragioni, magari semplicemente perché è distante, o magari perché il vento porta l'inquinamento da un'altra parte, o come vedete qui metalli pesanti. Vedete che la stessa popolazione che c'era a sinistra è stata mappata invece come metalli pesanti, e si vede che vicini o distanti al limite non ha grande importanza, ha importanza effettivamente la direzione dei venti, che fa sì che ci siano popolazioni quindi inquinate 5, 10, 20 volte di più regolarmente. Voi potete immaginare cosa significa un bambino che nasce regolarmente in zone e vive regolarmente in zone inquinate, oppure una persona fragile, una persona malata. Quindi anche queste sono cose che noi dovremmo, ecco, obbligare il dato amministrativo, statale, pubblico, che ancora sopravvive, a metterlo in riga, perché è anche noi che siamo dentro, diciamo, il sistema, e siamo in realtà in via di estinzione, e non ce la si fa sostanzialmente a rispondere in maniera puntuale e soprattutto proporzionata a quelli che sono i bisogni. Perché adesso, se negli anni 70 ci lamentavamo, adesso dovremmo lamentarci molto di più. In compenso, negli anni 70 avevamo una sorta di energia e di grande capacità di diagnostica e di intervento, però anche tutto sommato meno problemi di adesso. Quindi adesso c'è questo strangolamento, cioè una maggior quantità di problemi, una minor quantità di risorse, almeno in termini pubblici. Per cui il volontariato, mi è piaciuto molto il discorso anche prima anche di Maurizio e di altri, sul problema bisogna fare rete. D'accordo che le reti fanno acqua, diciamocelo, però prendono anche dei pesci, se vogliamo decidere anche di quali pesci prendere, e soprattutto non fanno miracoli, ma avere un'anagrafe ad esempio delle nostre competenze, ma non soltanto in medicina democratica, anche altri gruppi che sono magari in conflitto su alcuni versi, su alcuni temi. Io direi, se ognuno facesse qualcosa su temi mirati, su un comune denominatore che è diverso, voglio dire, una cosa è lavorare sul, appunto, per salvaguardare la vita del lavoratore in fabbrica, una cosa magari è lavorare perché la popolazione inquinata sotto vento a zone della geotermia piuttosto che dell'acciaieria, piuttosto che di impianti, di inceneritori o altro, richiede soggetti diversi, passioni diverse, competenze diverse, ma ce la si può fare se anche lì avessimo forse un po' di voglia di trovassimo insomma il volontario o la volontaria che mette in rete, che fa una sorta di censimento delle nostre reciproche forze e debolezze, per appunto sposare la domanda con l'offerta, insomma, che è quella cosa che fa vivere anche il mercato, diciamo, in qualche modo, cioè la controparte che vive un po' per conto suo, ma insomma. Allora, ritornando a noi, vedete, questa è un po' la mappa che vorrei che entrasse un po' in testa, cioè non si vede questa roba qui, ma si sente, si annusa al naso e si vive. Questi puntini, ripeto, sono le persone, questo fate conto che sia una sorta di mappa geografica, anzi lo è, dove qui c'è semplicemente le due inceneritori. Vedete che i livelli di inquinamento, appunto, tutti sono inquinati, ma e si allarga ovviamente, però la concentrazione è nettamente diversa, quindi l'esposizione è differente, è molto diversa, e soprattutto, lo sottolineo facendo un po' di pubblicità, applico e diciamo confesso il mio conflitto di interesse,
Quando c'è un'epidemiologia minimamente standard, ecco, e si va a misurare come stanno le persone, ma utilizzando di nuovo anche lì una sorta di referto epidemiologico, dati correnti, dati elettronici, quello che già esiste in cassa, nelle ASL o negli assessorati alla salute, ecco, quando si misura i livelli di salute degli inquinati rispetto ai non inquinati, magari dai intermedio, inquinati in modo intermedio, si scoprono gli abissi di livelli di salute, nel senso di morti, malati, ricoveri, abortività e quant'altro, che è la prova del 9, che è la prova che in qualche modo ci permette di dire: ragazzi, smettiamola, facciamo la lotta all'inquinamento, perché dobbiamo fare un movimento di lotta e rimanere un movimento di lotta per la salute sostanzialmente. Andiamo avanti sui dati di Sentieri, poi anche Maurizio, vedete, l'Italia sembra questa cosa, questo paradiso terrestre, abbiamo delle macchie nere, ma in realtà l'Italia sembra sostanzialmente sana, pulita e altro. In realtà questa è una sottostima scientifica delle grandi aree dedicate alla bonifica, quindi quelle definite. Vedete la Liguria, ad esempio, parlo di un po' della regione in cui vivo, che conosco di più, risulta un paradiso terrestre, in effetti lo è anche per certi versi, ma non risulta l'acciaieria di Genova, non risulta l'area di Vado, non risulta la zona di Spezia in maniera attiva, non risultano tutte le cose che i comitati, i cittadini liguri, ma anche delle vostre regioni, conoscono meglio. Vedete che non c'è, la Toscana risulta una perfetto, risulta una zona perfetta soltanto con alcune due o tre macchioline. In realtà chi conosce bene il territorio toscano piuttosto che emiliano o altro sa che la situazione è ben diversa. Quindi noi stiamo sottostimando in maniera scientifica, da una parte, sia le possibili cause di malattia, sia realmente le malattie. Ed è incredibile, perché se tra virgolette è difficile misurare il benzene, la diossina o altro, difficile si fa per dire, ma insomma, diciamo, è un pochino più laborioso, in realtà contare morti e malati che sono già registrati, perché la ASL, per motivi economici, statistici, burocratici, amministrativi, li conta già, siamo già contati, ognuno di noi quando ha qualche problema, bene o male, va a finire o dal medico, dal pronto soccorso, al cimitero, quindi bene o male queste cose vengono registrate, si può fare le somme, semplicemente le somme. Poi dalle somme si può fare la differenza tra il valore osservato e il valore medio atteso, quello standard, come da esame del sangue, diciamo. Ognuno di noi ha un conteggio di appunto globuli rossi, globuli bianchi e quant'altro, poi quello che conta è vedere se c'è uno scarto con il valore standard, quanto è sopra o sotto, e si può fare veramente in poco tempo, e secondo me dovremmo farlo. Questo, per finire con una bella notizia, questa è appunto nel corso degli anni il nostro miglioramento, la nostra aspettativa di vita, vedete che migliora di anno in anno, dagli anni 80 in poi, in realtà noi siamo entrati a misurare la salute dagli anni 84 al 2013, quindi vedete l'Italia, che quella linea verde sale, quindi aumentano l'aspettativa di vita sana, l'aspettativa di vita complessiva, cioè l'età media di morte, adesso è intorno ai 82 anni. Sotto di noi c'è Grecia per farvi un po' divertire, vi ho fatto vedere questi due dati, Grecia e Germania, che sono lì che litigano anche sui dati, nel senso che cercano di salire, però in realtà salgono e scendono regolarmente, migliorano comunque anche loro. L'Italia in questo senso ha una buona statistica di durata di vita, ed è quella che ci ha in qualche modo, vedete, intortato bene con le grandi cose. Portare a 65 anni la pensione, visto che si vive di più, si può anche lavorare di più, e sono le 24 ore, storico anche quello recente, il dato è proprio quello lì, quello della speranza di vita. E chissà perché si sono dimenticati di andare a vedere l'altro dato, che è sempre certificato dall'Eurostat, quindi la speranza della vita sana. Qui c'è stato un incartamento della diapositiva, comunque. Vediamo cosa succede. Succede semplicemente che questo dato non è stato assolutamente misurato, e cosa si vede? Si vede questo, che è stato censurato anche dal nostro sistema, è un Linux questo, allora non è compatibile con il mio, ma comunque si vedeva chiaramente che mentre questi sono i tre valori, diciamo, uomini e donne nel corso degli anni, dal 2004 al 2012, ecco, questo vorrei un minuto supplementare se potessi, perché sarebbe importante, visto che appunto non si vede, è un peccato. Però possiamo vedere in diretta magari nell'intervallo, dal 2004 al 2013 i livelli sostanzialmente di vita sana, cioè della vita vissuta senza disabilità
e quindi è l'inizio della cronicità, alla nascita, ma facciamo a 65 anni che forse si vede meno, allora vediamo quella della nascita. Vedete che ci sono tre gruppi di linee. Questo in basso è il valore della Grecia, uomini e donne, vedete che sono sotto il valore medio europeo è questo. Siamo, ci possiamo aspettare alla nascita di avere 62 anni di vita sana di fronte, mediamente in Europa. Questa è la Grecia, e la Grecia fino al 2013. Questa invece è la Germania, quindi ben sotto la media, e questo è il valore medio. L'Italia era intorno a questi valori qua, intorno ai 70-71 nel 2004, adesso è sotto il valore medio e siamo qua, intorno ai 60-61 anni di vita sana. Quindi l'Italia è precipitata, non so se l'avete percepito, ma comunque viene certificato dall'Eurostat questo accorciamento appunto della vita sana, quindi sono due informazioni da tenere presenti, una è la durata della vita complessiva, cioè a che età mediamente si muore, e l'altra è a che età mediamente si diventa disabili e si continua a vivere. Ecco, l'Italia fino al 2004, cioè fino a 10 anni fa, vivevamo sani mediamente fino a 71 anni, adesso sì, 70 facciamo, una via di mezzo tra i due generi. Adesso si vive sani fino a 61 anni, quindi non so se ecco, riesco a passare, e c'è una decina d'anni di differenza, quindi in realtà di malattia cronica, di aumento delle persone che non muoiono, quindi per dire che si muore non è vero, non si muore, almeno i dati fino al 2013 dicono che la mortalità non è assolutamente aumentata, anzi tende a diminuire, quello che è aumentata è la cronicità, quindi si diventa dei bancomat sostanzialmente per le varie spese di diagnosi e cura, riabilitazione, per chi ce l'ha il bancomat ovviamente sulla salute, sappiamo che l'Italia ha un grande problema in questo senso. Nello stesso periodo altri paesi non hanno avuto una riduzione dell'aspettativa di vita come qualcuno anche lì va cianciando in maniera molto veloce, cioè è un problema universale, è un problema internazionale, non è vero, sono un sacco di paesi che dal 2004 al 2013 hanno aumentato l'aspettativa di vita, cioè avevano ad esempio a 65 anni diciamo una decina d'anni di vita ancora sana, adesso ne hanno 15, quindi hanno migliorato, e invece l'Italia è nel gruppetto di questi 4-5 in cui c'è la Romania e ci sono anche peraltro la Grecia, che ha avuto una riduzione dell'aspettativa di vita sana nel corso degli